Davide Veroli e Marco Delle Monache, al pari di Alessandro Sorrentino, sono stati i giovani che hanno favorevolmente impressionato tra le poche note liete della stagione appena chiusa dal Pescara e sono diventati pezzi pregiati del mercato. Dalle loro eventuali cessioni la società potrà trarre risorse per la programmazione della prossima annata. Ieri sera a Replay l'agente di entrambi i calciatori, Carlo Di Renzo, ha fatto il punto della situazione. Tanti club, in particolare DH, si sono informati e che nei prossimi giorni potrebbero presentare offerte ufficiali, visto che al momento si è in una fase embrionale dei contatti: Cremonese e Udinese sulle tracce di Veroli, Fiorentina e Sampdoria su quelle di Delle Monache. Sono due ragazzi che, come sapete tutti, sono attenzionati dai grossi club e siamo ancora in fase embrionale con tutti, perché come state vedendo cambiano dirigenti, direttori e società in continuazione, quindi dobbiamo un attimo aspettare. Appena ce ne sarà l'occasione faremo questa cessione. Lo stesso Di Renzo dice la sua su quello che può essere il futuro di entrambi in caso di cessione del cartellino. Veroli, difensore classe 2003, ha messo insieme 24 presenze, 21 da titolare tra campionato, playoff e coppa, dimostrando anche una notevole versatilità. L'esterno d'attacco Delle Monache, classe 2005, ha iniziato ad allenarsi in prima squadra in pianta stabile nella seconda parte della stagione, mettendo insieme 7 presenze, tutte da subentrante, oltre che convocazioni con la nazionale Under 17 di Bernardo Corradi. Io penso che per quanto riguarda Davide Veroli sia pronto per fare un salto importante, pronto, sì, per fare un salto in B o anche in A e a giocarsi le sue carte. Mentre invece per quanto riguarda Marco, io penso che sia la soluzione migliore quella di rimanere un anno a Pescara, perché essendo un 2005, se va in un grosso club sicuramente verrà dirottato in primavera. E allora, al posto di fare un passaggio in primavera, è meglio giocare un campionato a Pescara in un club che lo conosce, in una società che lo conosce, dove il ragazzo magari si sente ancora a casa. Col DS in pectore dell'Icarri già al lavoro, cresce l'attesa per il nuovo allenatore. Questo, secondo Di Renzo, l'identikit ideale. Per venire a Pescara deve essere un allenatore propositivo, un allenatore che ridia un po' di entusiasmo, attaccamento alla maglia, perché quest'anno non si è visto per niente l'attaccamento alla maglia di questi ragazzi, e un allenatore che faccia un gioco abbastanza offensivo e di intensità.